iniziare leggendo il testo, ecco, un testo che conosciamo molto bene, che viene utilizzato spesso nelle nostre liturgie, ma forse è sempre importante averlo di nuovo, tenerlo di nuovo sotto gli occhi. Allora, do lettura al testo, siamo al capitolo secondo, versetti 1-11. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri, e Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore", e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora". Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Bene, con tutte le situazioni tragiche, le morti, le sofferenze, le croci in Israele, Gesù dà inizio alla sua missione giocando con acqua e vino. Schiavi, leprosi, malati di ogni genere gridavano la loro disperazione e Gesù comincia non da loro, ma comincia da una festa di nozze. E allora mi viene da pensare che deve esserci sotto qualcosa di molto importante. Se Dio, se in Gesù Cristo fa questa scelta, è il volto nuovo di Dio, un Dio che viene come festa. Le nozze sapete, sono il luogo dove l'amore celebra la sua festa. Ed è lì che Gesù pone il primo dei segni, il primo segnale da seguire nelle strade della vita. E il testo che abbiamo letto inizia con questa notazione di tempo, con questa indicazione di tempo. Dice: il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Chiaramente, nei 2 giorni precedenti, Giovanni deve aver narrato qualcos'altro. Se noi leggiamo il capitolo precedente, si parla di 2 giorni nei quali Gesù incontra e chiama i primi discepoli, già seguaci di Giovanni Battista, ovvero lo stesso Giovanni, poi Andrea, Simon Pietro, Filippo e Bartolomeo, tutti quanti della Galilea, la maggior parte di essi pescatori. Dunque, con questo celebre brano delle nozze di Cana e dell'acqua trasformata in vino, Gesù ha qualcosa di importante da insegnarci proprio in ordine al cammino dei discepoli, il cammino che i discepoli e noi con loro sono chiamati a fare dietro Gesù. Un cammino che inizia con una festa di nozze, una festa che avvenne appunto, come ci viene detto, il terzo giorno. E non è un giorno a caso, perché Giovanni, se vi ricordate, lo abbiamo anche detto all'inizio, nell'incontro di introduzione alla lettura del Vangelo, Giovanni non usa mai i numeri senza tener conto di una simbologia particolare, ma non solo i numeri, anche le immagini, le parole. Vi ricordate,
abbiamo messo in evidenza nel primo incontro che abbiamo fatto, quello appunto di introduzione alla lettura del quarto Vangelo. Nella narrazione di Dio che si rivela al popolo di Israele sul monte Sinai, quella mi riferisco alla narrazione del capitolo 19 del libro dell'Esodo, nel terzo giorno, appunto, dopo l'arrivo ai piedi del monte, Dio scende sul Sinai attraverso lampi, attraverso tuoni, ovvero attraverso una manifestazione della sua gloria, alla quale seguirà poi il dono delle tavole dell'alleanza. Nel terzo giorno, appunto, si dice in quel testo. E anche se volete un altro riferimento per comprendere questa indicazione di Giovanni, anche nella liturgia, come noi facciamo ogni domenica dopo l'omelia, recitando il credo, ricordiamo il terzo giorno come quello in cui Gesù è risuscitato secondo le scritture. Ciò significa che in questo terzo giorno a Cana, durante un banchetto di nozze, quello che avviene è una rivelazione importante, qualcosa che manifesta Gesù come il protagonista di una nuova alleanza tra Dio e il suo popolo, qualcosa che in un certo senso è l'anticipo del giorno di Pasqua nel quale Gesù, con la sua resurrezione, farà nuove tutte le cose. Qui di nuovo c'è l'acqua, l'acqua che viene trasformata in vino e non in un vino qualsiasi, come ci viene ricordato nel testo, ma un vino buono, vino di ottima qualità, perché quando Dio in Gesù fa nuove tutte le cose, le fa bene, non tanto per farle. E lo fa attraverso un percorso e attraverso modalità che a noi possono apparire forse anche strane o poco usuali. Certamente questa festa di nozze è una festa strana. Lo sposo è una figura del tutto marginale. La sposa neppure viene nominata. I protagonisti chi sono? Sono due invitati, Gesù e Maria, e poi alcuni ragazzi che servono a tavola, i garzoni della festa. Dunque è una festa, così come ci viene raccontata, molto particolare. Però questo è l'inizio dei segni, ci dice Gesù. Ed è significativo che si parli di segni, l'inizio dei segni. Vi ricordate che, sempre facendo riferimento all'incontro di introduzione alla lettura, io vi parlavo della prima parte del Vangelo di Giovanni, il cosiddetto libro dei segni, appunto, che è costruito, che è ritmato proprio su questi sei segni che Gesù compie. E non si parla di miracoli compiuti da Gesù. Non che Gesù non racconti degli eventi prodigiosi, no, scusate, non che Giovanni non racconti degli eventi prodigiosi, anzi, i più grandi miracoli compiuti da Gesù sono proprio quelli narrati nel Vangelo di Giovanni: la guarigione del cieco nato, la guarigione alla piscina del paralitico, la moltiplicazione dei pani, fino a giungere alla risurrezione dai morti dell'amico di Gesù, Lazzaro. Dunque si parla di eventi prodigiosi, eppure in Giovanni non vengono mai chiamati miracoli, ma appunto segni. Ecco, che differenza c'è? Perché? Il miracolo è un fatto soprannaturale, un fatto clamoroso, inspiegabile, che ridona a qualcuno ciò che aveva perso o ciò che gli era stato negato. Qualsiasi tipo di guarigione, la vista a un cieco, la parola a un muto, il ritorno alla vita di un morto, il dono del pane a una folla affamata, eccetera, eccetera. Una volta compiuto il miracolo, suscita sicuramente ammirazione, stupore, lode a Dio, in alcuni casi anche suscita gratitudine, suscitazione di grazie, desiderio di ringraziare, appunto, che poi si concretizza in alcuni casi nella sequela di Gesù. Poi tutto termina lì. Tutto al più lo si contempla periodicamente come la rappresentazione di una meravigliosa opera d'arte che suscita appunto ammirazione. Ma quando al miracolo viene associata la caratteristica di segno, le cose cambiano. Un segno,
per definizione, è un fatto, un oggetto, un fenomeno da cui si possono trarre degli indizi, si possono trarre delle conoscenze. È qualcosa che serve a dimostrare, serve a rivelare apertamente il significato che sta dietro quel segno, quell'oggetto, quell'azione. Allora, un miracolo definito segno è un fatto eclatante, un fatto inspiegabile dietro il quale è nascosto qualcosa di più, solitamente un insegnamento o, come in questo caso, una rivelazione, una manifestazione. Perché ciò che avvenne a Cana di Galilea, nel bel mezzo di un banchetto di nozze, fu una vera e propria rivelazione. Come dice Giovanni al termine del brano, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, quello attraverso cui, dice Giovanni, manifestò egli, Gesù, manifestò la sua gloria, ecco la rivelazione, la manifestazione, e i suoi discepoli credettero in lui, una manifestazione che conduce alla fede. Sono sufficienti queste pennellate di Giovanni per farci comprendere che non ci troviamo di fronte solamente all'esordio di Gesù nella sua attività di maestro o di profeta, ma ci troviamo di fronte a un episodio che dice il senso profondo, la caratteristica fondamentale dell'insegnamento e della vicenda storica di Gesù. Qualcosa cioè senza la quale non riusciamo a comprendere fino in fondo l'essenza del messaggio, l'essenza della vita di Gesù di Nazareth. Allora, qual è la chiave di interpretazione del segno stesso? Qual è il punto focale? A me piace individuarlo in una immagine per la quale l'Evangelista Giovanni spende un intero versetto degli 11 che abbiamo appena letto, che compongono questo brano. Mi riferisco all'immagine delle sei anfore di pietra all'interno delle quali avviene il segno. Appunto, rileggo il versetto. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Ecco, queste anfore servivano per ciò che i giudei tenevano in maniera particolare, cioè le abluzioni, il lavacro da compiere prima di ogni banchetto perché questo banchetto potesse svolgersi secondo le regole di purezza prescritte dalla normativa ebraica, dalla legge ebraica. Qualora le abluzioni non fossero fatte, si infrangeva la legge, si peccava. Ebbene, quelle anfore erano vuote, perché è Gesù che chiede ai servi di riempirle, dunque erano vuote quelle anfore. Nessuno si era preoccupato che il banchetto di nozze si svolgesse secondo la legge, secondo la normativa ebraica. Dunque quel banchetto era nato male, era nato sotto il segno dell'infrazione alla legge. Ecco perché rimangono senza vino. Questo banchetto appartiene al mondo vecchio e superato dell'antica alleanza, quella che basava la relazione con Dio solo sull'osservanza della legge, un'osservanza talmente difficile da rispettare che spesso e volentieri si tralasciava di osservarla perché era oppressiva, era pesante, come le anfore di pietra e non di terracotta, Giovanni lo sottolinea, anfore di pietra, che riempite fino all'orlo, fino alla sommità, cioè piene zeppe di norme, avrebbero pesato 120 kg l'una, qualcosa di inimmaginabile e per di più qualcosa di inutile, perché erano sei, ci dice l'Evangelista, il numero dell'incompletezza, il numero dell'imperfezione, secondo la tradizione ebraica. Dunque, tutti i simboli per dire che l'antica alleanza, oltre che a dover essere vissuta e subita come un peso opprimente, non portava assolutamente a nulla. Era perfettamente inutile, vuota. Nessuno avrebbe gioito di un'alleanza che era priva dell'elemento della gioia, cioè il vino. Un'alleanza sterile, insomma. Quindi,
Il primo dei segni, quello che inaugura la nuova alleanza di Dio con il suo popolo in Gesù di Nazareth, si basa sul superamento della legge. Chi vuole essere mio discepolo, chi vuole essere discepolo di Gesù, chi vuole camminare con lui, chi vuole trovare salvezza, dovrà fare, per utilizzare le parole di Maria, qualsiasi cosa egli dica, anche le più sconvolgenti, come quella di stravolgere le gerarchie e dare più importanza ai servi che al capo del banchetto, come si racconta questo testo, o quella di mantenere il vino buono per ultimo, perché solo chi è rimasto sobrio possa apprezzare la bontà di quel vino. Ed è per questo che il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di questo pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, mentre ride, mentre balla, mentre mangia, mentre beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. A Cana è il volto nuovo di Dio che appare, un Dio inatteso, che un Dio che al tempio preferisce la casa. Un Dio che si fa trovare non nel santuario, non nel deserto, non sul monte come ci raccontano gli altri evangelisti, ma a tavola come ci dice Giovanni, e prende parte alla gioia degli uomini, la approva, si allea con loro, si allea con quell'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere che è propria dell'uomo. Si allea con il nudo, semplice, vero piacere di amare una persona, nel caso degli sposi che si scambiano il loro amore, che preferisce figli felici a figli obbedienti. Ecco, il nostro cristianesimo, che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve invece un battesimo di gioia. E anche Maria partecipa a questa festa, come abbiamo ascoltato, a questa gioia. Maria conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme a tutto ciò Maria osserva ciò che accade attorno a lei, come sanno fare solo le donne. Maria osserva, il suo osservare attento, il suo osservare discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede, e cioè che il vino non c'è più, che il vino è terminato. Qui il punto di svolta, da qui il punto di svolta del racconto. Non è il pane che viene a mancare, cioè ciò che è necessario nella vita, ma è il vino, ciò che non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa, eccetto che alla qualità della vita. Ecco, Maria vive con attenzione ciò che accade attorno a lei, con quell'attenzione che è già una forma di preghiera. E notiamo le parole precise che dice Maria. Maria non dice è finito il vino. Maria dice loro, i due ragazzi, quelli che si vogliono bene, non hanno più vino. Sta per spegnersi la festa. Prima le persone non hanno più vino. È l'esperienza che tutti abbiamo fatto quando ci assalgono mille dubbi sulla nostra vita, quando gli amori non sono più segno della gioia, quando le nostre case non portano più segni di festa, quando la fede a volte si appesantisce e non ha più slancio. Ecco, Maria indica la strada per tutti noi. Qualunque cosa vi dica, fatela. Queste sono le ultime parole di Maria, poi Maria non parlerà più. Qualunque cosa vi dica, fatela. È interessante che utilizza questo verbo, fatela. Non dice qualunque cosa vi dica, ascoltatela, come forse ci saremmo aspettati. Qualunque cosa vi dica, fatela. Fate il suo Vangelo, non solo ascoltatelo, ma fatelo, cioè rendetelo gesto, rendetelo corpo, rendetelo sangue, rendetelo carne. E si riempirono le anfore vuote e si trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta a fiorita. Ecco, questo è un'ultima considerazione che
prende spunto da, proprio da questo che ho appena detto, da queste parole di Maria, perché avviene per ognuno di noi, in qualsiasi scelta che noi intraprendiamo nella vita, quello che avvenne alle nozze di Cana, cioè si comincia nell'entusiasmo, nella gioia, il vino è appunto simbolo di questa gioia, simbolo dell'amore verso di Dio, simbolo dell'amore verso i fratelli, ma questo amore e questa gioia, come il vino a Cana, col passare dei giorni, col passare degli anni, si consuma, viene meno. Sapete che i psicologi dicono, affermano che ogni sentimento umano è recessivo, cioè tende a bruciarsi, tende ad esaurirsi. E Shakespeare scrisse che l'abitudine è quel mostro che riduce in polvere tutti i nostri sentimenti. Ecco, allora cala sulla nostra vita come una nube di tristezza, di noia, agli invitati alle nozze, cioè ai fratelli che fanno parte della nostra comunità o a quelli che il Signore ci ha affidato nel caso di chi svolge un servizio nella Chiesa, come voi che avete a disposizione la vostra vita per le persone a cui portate un annuncio, ecco, a questi, agli invitati alle nozze, non si ha più nulla da offrire se non la nostra stanchezza, la nostra freddezza a volte anche la nostra delusione di fronte alle difficoltà della vita. Cioè abbiamo da offrire soltanto cisterne piene di acqua. È finita la festa. E allora c'è rimedio? Questa tristissima prospettiva, certo che c'è rimedio. Ci viene detto che oggi chiaramente in questo brano che c'è un rimedio, quello stesso rimedio che c'è stato a Cana di Galilea, cioè invitare Gesù alle proprie nozze, invitare Gesù nella propria vita, e se lui sarà un invitato di casa, a lui si potrà ricorrere quando comincia a venir meno il vino, quando comincia a venir meno l'entusiasmo, le attrattive, la novità, perché lui dall'acqua della routine sappia far nascere a poco un vino nuovo, migliore del primo, più profondo, più maturo, più intenso. A chi è rimasto senza vino, a chi non conosce più la festa, il Signore sta ripetendo, sta dicendo: oggi io vengo a cambiare la tua acqua in vino, vengo a cambiare la tua indifferenza, la tua abitudine, la tua amarezza, il tuo rancore e chi più ne ha ne metta in un amore vero, in un amore nuovo, un amore migliore di quello che hai perduto, perché viene da Dio. Io ho conservato il vino buono fino ad ora per te, ho atteso che tu finissi la tua scorta di amore umano perché potessi gustare la dolcezza di quello che viene da Dio. Ecco, allora ci concede al Padre, e concludo con queste parole, di lasciarci vincere da questo insegnamento, da questo testo bellissimo, dalle parole del figlio, e dargli credito per poter vedere la sua gloria risplendere nella nostra vita. Grazie a tutti e vi saluto con affetto.